Salve, bentornati o benvenuti, io sono Salvo e oggi che cosa parliamo? Parliamo di Google Home. Google Home, praticamente abbiamo riscontrato, anzi ho riscontrato anche i miei amministratori del mio canale, che molti di voi non siete riusciti a impostare il son off. Avete comprato il son off, l'avete montato e secondo loro doveva già funzionare. No, non è così. C'è tutto da fare, tutta un'attivazione, diciamo, e poi Google, quando direte accendimi la lampadina, accendimi quello, funzionerà. Questo può funzionare sia con Viscelli che con Sonoff, Philips e qualsiasi altro prodotto che acquistate domotizzato. Ok, quindi ora andiamo direttamente a vedere come si fa ad attivare queste piccole cose. Questo è un video molto light, lo facciamo veloce veloce e cerchiamo di capire come funziona. Sì, ma prima sigla. Allora ragazzi, incominciamo. Allora, una cosa: quando voi comprate il Google Assistant e poi praticamente dovete andare a installare i nostri Sonoff o quello che siano, vedete che non vi dà retta, oppure vi dite accendi la lampada e non fa niente, non fa nessun tipo di applicazione, quindi c'è qualcosa di fondo che non sta funzionando. Vi spiego subito cos'è il problema. Il problema è questo: quando voi andate a installare il Google Home, ovviamente dovete installare questa applicazione qui, che non è altro che Home, questa qui, Home Assistant. Io questi qua sono tutti i miei poi programmi, app che fanno funzionare Everlink Sonoff, Shelly, Magic Home, Power Home e tutte le altre cose. Queste app li dobbiamo andare a far funzionare poi tutto insieme a Home. Praticamente li raggruppiamo tutti su Home, quindi Home avrà tutte le sue app memorizzate, e lui, infatti, se ci fate caso, io qua c'ho l'inferno di cose installate a casa. Questa è solo casa, ma si possono fare anche altre cose, tipo io c'ho villa, casa di mia suocera, e poi quello di prova, quando faccio qualche prova. Queste sono, diciamo, delle case, e ogni casa ha le sue stanze, quindi c'è ufficio oppure, se andiamo su villa, c'ho bagno, giardino, ingresso, lato destro, lato sinistro, e poi così via. Quindi come facciamo a far comparire tutti questi dispositivi su Home? È semplicissimo, basta cliccare in alto qui dove c'è, in questo caso è il mio simboletto di come si fa, si cliccate sopra e andate su impostazioni, assistente, qua, su questo. Perfetto, a questo punto potete andare, questo per ora non ci interessa, lo possiamo vedere anche dopo, dovete andare direttamente su assistant. E vedete, qua abbiamo la lingua, la voce d'assistente, le conversazioni, voice match, face match, domotica, routine e notifiche. Allora, la prima cosa che andiamo a fare, andiamo a cliccare su domotica. Ok, su domotica vedete che ci sono già, io c'ho tutte cose già memorizzate e quindi messe tutto sul giusto punto. Voi quello che dovete fare per aggiungere, per esempio in questo caso Everlink, dove c'è il più in basso a destra, lo cliccate e vedete che vi dà, questi sono, allora, servizi collegati, significa che tutti questi qua sono stati collegati, ma è semplice per collegarli. Infatti se scorrete verso sotto, guardate quanti ce ne sono, c'è di tutto, tra Philips, tutti quelli che volete, basta che ne pensate uno o avete uno, cliccate dove c'è la lente di ingrandimento, scusatemi, e cercate che so Philips, e praticamente vi trova già la Philips Hue,
Io non ho nessun tipo di Philips Hue, però ci clicchiamo sopra. Ovviamente se avete l'app di Philips Hue, loro vi portano direttamente sulla la loro pagina dove vi dovete loggare. Ovviamente ricordatevi come loggarvi. Una volta loggati, io ora esco perché non mi interessa, lo troverete qua su servizi collegati. Ok, io in questo momento c'ho tutti già collegati. E ogni volta che voi andate a installare per esempio un Sonoff che è su Smart Life, lui direttamente lo va a riprendere. Io, se ci fate caso, ho 46 dispositivi, no scusate, 39 dispositivi collegati. Su Smart Life ne ho 46, su Smart Everlink ne ho 39. Tuya ne ho 2, Shelly ne ho 3, Power Home 2, Noie 4, Magicom 1, IHC Smart Home 16 e Assistant 4. Assistant sono praticamente Google Home, Chromecast, così dicendo. Ok, questi qua sono quelli che abbiamo. Ora noi dobbiamo andare a sistemare, e quindi compaiono anche le scene qui, possiamo andare a sistemare le stanze. Qua possiamo creare le nostre stanze. Per creare le nostre stanze basta andare su più e creare la stanza, quella che vi piace vi create. Potete anche mettere quelle personalizzate, quindi non c'è qua la vostra stanza perché l'avete chiamata in un modo particolare, e la potete personalizzare qua. Ok, ma non è ancora finita. A questo punto si ritorna indietro su Assistant e possiamo andare a scegliere, che ci permette di scegliere anche la voce. Allora, possiamo scegliere sia la voce... Ecco le voci che puoi scegliere per l'assistente Google. Se ti piace questa voce e vuoi che continui a usarla, puoi fermarti qui. Benissimo. Oppure... Ecco le voci che puoi scegliere per l'assistente Google. Se ti piace questa voce e vuoi che continui a usarla, puoi fermarti qui. Ok, a questo punto scegliete la voce che vi piace. Ecco le voci che puoi scegliere. E lo selezionate. Un'altra cosa ancora, per far funzionare bene Google Home, e quindi che vi riconosce, dovete andare ovviamente a Voice Match. Voice Match praticamente che cosa fa? Registra la vostra voce per riconoscimento. Quindi non vi dico ogni 2-3 mesi, fatela di nuovo. Se fatela sempre questa, ogni 2-3 mesi, fate la vostra assistenza. Quindi possiamo reimpostare, in questo caso non l'ho reimposto, e possiamo anche inserire altre persone che condividono i nostri device. Allora, dispositivi collegati, abbiamo camera da letto 2 Relax, che praticamente sono i Google Mini che ho io nelle mie due stanze. Ovviamente non vedrete mai se avete Alexa su questo tipo di voice match, perché Alexa è tutta un'altra cosa. Ok, a questo punto, se avete per esempio uno di questi qua, un Google Home di questi qua col monitor, addirittura riesce a vedere, io non ce l'ho, riesce a captare il vostro volto e quindi vi parlerà direttamente a voi, ma io non lo posso fare perché non c'ho questo tipo di Google. Ok, poi qua sempre sull'assistente possiamo trovare le routine, le famose routine che abbiamo fatto anche su Alexa, e qui lo possiamo fare pure. Quindi da qua possiamo creare, già ci sono quelle personalizzate e ci sono anche quelle già create. Qua vi potete sbizzarrire, potete fargli fare quello che volete, quindi tipo buongiorno, io ho messo 3 azioni, buonanotte, già sono preimpostati, quindi poi se volete ci sono altre ancora, altre le potete fare voi, basta che mettete qua aggiungi una routine e fate tutte le routine che volete. Quindi possiamo far funzionare tutti quei Sonoff che avete installato in precedenza e non riuscivate a farli funzionare. Vi potete fare dire quello che volete al Google Home. Ok, queste sono le notifiche, lo sappiamo tutte cosa sono delle notifiche. Possiamo avere delle notifiche su aggiornamenti via email, promemoria, feedback, risposte e altro. Qua sotto trovate tutti i vostri dispositivi installati.
quindi avete camera da letto, relax e potete aggiungere altri. Ok, spero che sono stato abbastanza chiaro su questo tipo di applicazione. Casomai, se non avete capito bene, stoppate il video, portate indietro dove vi ho fatto vedere le applicazioni che dovete fare. E fatele a poco alla volta. Casomai, se non ci riuscite la prima volta, fate anche la seconda volta, non è un problema, potete portare il video indietro, avanti, quante volte volete. Allora, abbiamo visto come funziona, come si attivano queste piccole, diciamo, skill, sia per Google che per il vostro smartphone. Quindi, se sono stato utile, vi chiedo per favore di mettere un like questo sopra, registratevi al mio canale, al mio sito e al mio canale Telegram. E ora c'è anche il canale di discussioni che sono veramente favolosi. Si parla di tutto, ormai si sta parlando di tutto, guardate anche di PC. Quindi, se volete vedere qualche cosa, anche perché ci sono anche dei video che mettono loro stessi. Vi possono anche aiutare i miei amministratori. Ora vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao e grazie!